Nel capitolo 11 del libro della Genesi viene narrata la storia della Torre di Babele, ritenuta da tantissimi un mito, eppure è possibile riscontrare delle informazioni molto interessanti che Zecharia Sitchin afferma siano state più volte trascurate, ma che possono far sapere molto sulla storia dell'umanità e sull'origine di una prima civiltà che ha dato poi origine alle altre. Un tempo l'umanità parlava la stessa lingua ed utilizzava le stesse parole. Emigrati dall'Oriente, gli uomini trovarono una pianura nella regione di Shinkar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: «Costruiamoci una città, faremo una torre alta fino al cielo». Ed il Signore li disperse di là in tutto il pianeta. Perciò furono costretti ad interrompere la costruzione della città. La città fu chiamata Babele, perché fu lì che il Signore confuse la lingua degli uomini e li disperse in tutto il mondo. Genesi capitolo 11, versetti 1 e 2, 4, 8 e 9. I testi sumerici dicono che in quella specifica regione è accaduto qualcosa di molto simile a ciò che raccontano le sacre scritture, ed è particolarmente interessante notare la presenza di diversi luoghi geografici che prendono il nome dai discendenti di Noè e che sono tutti posti sulle alture. La Bibbia infatti narra che i discendenti di Noè, con questi nomi, hanno popolato le zone ancora oggi identificabili sulle montagne nell'Anatolia, nella Turchia centrale, intorno al Mar Caspio ed accanto al Mar Nero. Come spiega un filmato dello Smithsonian Magazine, sembra che la Torre di Babele sia esistita davvero. A testimoniarlo sarebbero alcune scoperte archeologiche. Mattoni risalenti a quell'epoca, coperti con un materiale insolito, il bitume. La cosa colpisce perché proprio nella descrizione che si ritrova nella Bibbia si parla di mattoni cotti nel fuoco e di bitume. Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Shinkar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: «Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco». Il mattone servì loro da pietra e il bitume da cemento. Poi dissero: «Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra». Genesi capitolo 11, dai versi 1 a 4. Secondo gli studiosi sarebbe la prova provata della veridicità del racconto biblico. La Torre di Babele potrebbe essere stata alta circa 60 metri. Si sarebbe trattato di una costruzione impressionante in quella lontana epoca, realizzata con circa 400.000 tonnellate di terra e più o meno 25 milioni di pezzi di adobe e mattoni. Per realizzare questa imponente ziggurat, utilizzarono materie prime abbondanti in Mesopotamia: la terra, trasformata in mattoni crudi e cotti, la canna, l'asfalto o bitume e la palma. I mattoni crudi, ossia in adobe, e quelli cotti venivano fabbricati con terra setacciata e paglia triturata, mescolate con acqua. Alla pasta così ottenuta si dava forma con semplici stampi di legno, che nel caso della ziggurat di Babilonia avevano un formato quadrangolare di 33 cm per 33 cm. La miscela si lasciava asciugare al sole per ottenere i mattoni in adobe, oppure si faceva cuocere in forni per fabbricare i mattoni propriamente detti. I primi erano riservati al nucleo e alle costruzioni delle terrazze, mentre i secondi si usavano per rivestire il monumento perché resistevano meglio all'erosione e all'umidità. Si calcola che un operaio poteva produrre dagli 80 ai 120 mattoni al giorno. La zona geografica del Kurdistan e dell'Armenia comprende tuttora più di 50 dialetti e lingue diverse tra di loro, e al tempo di Strabone, geografo e storico greco antico, esistevano addirittura ben 70 dialetti, motivo per cui lo stesso Strabone definì quella zona come la montagna delle lingue. Questo fa venire in mente il testo contenuto nel libro della Genesi, nel quale si racconta dell'esperienza della Torre di Babele e che all'improvviso, in una specifica zona geografica, gli esseri umani non riuscirono più a comprendersi perché le loro lingue si diversificarono. In un testo scritto nell'antichità dai Sumeri intitolato Emerkar e il Signore di Aratta, possiamo notare alcuni dettagli importanti. C'erano una volta le terre di Shubur e di Amazi.
la grande terra delle leggi divine, Uri, la terra che tutto ciò che è adatto, la terra di Martu, che riposa nella sicurezza, l'universo intero, il popolo all'unisono ad Enlil in una sola lingua dava gloria. Anche in questo caso, prima della Torre di Babele, gli esseri umani comunicavano attraverso un'unica lingua e conoscevano lo stesso Creatore. Poi gli scritti dei Sumeri ci dicono qualcosa di grandissima importanza. Enki cambiò le lingue nella loro bocca, portò confusione nel linguaggio dell'uomo che, fino ad allora, era stato uno. I racconti dei Sumeri e quelli biblici concordano pienamente. E a differenza di quello che pensano molti studiosi, il libro della Genesi non è una copia parziale degli scritti provenienti dalla cultura sumera, ma è invece un testo originale che non deriva da alcun racconto. I testi sumeri e le sacre scritture sono sullo stesso piano per tutti gli argomenti che riguardano questo periodo della storia. L'assiriologo tedesco Arno Pöbel, un maestro di Samuel Noah Kramer e studioso di teologia e filologia classica, nel 1941 scoprì che vi era poi una stretta correlazione tra i Sumeri ed i patriarchi ebrei, notando anche un'altra cosa molto interessante. Infatti, se i Sumeri sono stati un popolo che nell'antichità ha raggiunto dei risultati molto importanti in campo letterario e culturale, da lasciare un'impronta indelebile sugli ebrei e sulle loro opere, come mai la Bibbia non li nomina in alcun modo? Leggendo la Bibbia, a conferma della veridicità e storicità di questo prezioso documento, notiamo come poi siano citati tutti i più importanti popoli di quell'area: Egizi, Cananea, Amorrei, Urriti, Ittiti, Assiri e Babilonesi. Ma non vengono nominati i Sumeri. Per quale ragione? Diversi studiosi, come ad esempio Arno Pöbel e Samuel Noah Kramer, avevano supposto che probabilmente gli scrittori ebrei non nominavano il popolo dei Sumeri perché essi stessi erano loro discendenti diretti. Molto probabilmente nel sangue degli ebrei, dei primi patriarchi, c'era in modo piuttosto chiaro qualcosa di sumero.